Grazie per l'invito che mi avete rivolto a ricordare un caro amico che ho conosciuto poco tempo prima che questa città lo eleggesse per la prima volta consigliere comunale. Aveva 25 anni e da quel lontano 1970 è rimasto, potremmo dire sempre, perché ha lasciato il Consiglio Comunale poco tempo prima di lasciare questa vita, meritando l'apprezzamento di tutta la città, di chi condivideva le sue idee e di chi aveva idee diverse dalla sua. E penso che proprio per questa ragione ricordare Riccardo significa in qualche misura anche cogliere questo incontro come un'occasione per riflettere su ciò che può essere una buona politica, una buona amministrazione, in un momento nel quale, lo sappiamo tutti, le notizie di ogni giorno ci costringono a fare questo esame di coscienza. La politica ha perso molto di credito e c'è una grande difficoltà a coinvolgere soprattutto le giovani generazioni in un impegno pubblico, in quello che dovrebbe essere sempre interpretato come un impegno al servizio della comunità. Noi sappiamo che questo passaggio è diventato molto difficile, soprattutto per i giovani. Eppure dobbiamo ricordare che senza questo impegno, la stessa idea di democrazia tende a dissolversi. E non si riesce a cogliere quelle che sono le virtù fondamentali, le ragioni anche etiche alla quale dobbiamo fare riferimento quando invitiamo ad un impegno al servizio della comunità nella quale viviamo. Pensando a cosa dire di Riccardo e del suo rapporto con la città nella quale ha vissuto, a me è venuta a memoria una riflessione di Tocqueville, uno dei grandi storici dell'Europa antica, che conserva straordinaria attualità perché ha saputo prevedere quasi due secoli prima che questo accadesse quali sono le debolezze della vita politica, della vita democratica e quali sono i rischi che si corrono di perdere la libertà e l'impegno sociale che dovrebbe caratterizzarsi. Tocqueville ha scritto che gli uomini hanno inventato gli stati nazionali, ma che il comune lo ha creato Dio. Cioè il senso della comunità, del rapporto tra le persone, dello spirito di impegno, della volontà di costruire un presente migliore, ma soprattutto un migliore avvenire per i nostri figli, il senso del comune lo ha creato Dio. Ebbene, per Riccardo il rapporto con la comunità, con le istituzioni comunitarie, con la realtà nella quale viviamo, pensiamo all'impegno che ha messo per costruire al di là anche del suo comune con quelli confinanti un rapporto di vicinanza e di lavoro comune, pensiamo a come ha saputo ricostruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni di questa città dopo un periodo che qualcuno forse ancora ricorderà di grande crisi della vita di Casale,
il sindaco della riconciliazione della comunità con le sue istituzioni, e questo è stato Riccardo Coppo, questa è stata la sua visione della vita, e dobbiamo ricordarci che è una visione che non lo ha isolato, viveva in un rapporto di grande amicizia con i giovani della sua generazione. Ho incontrato questa sera alcuni dei suoi amici, potremmo dire della prima ora, con la quale ha vissuto una esperienza che le ha tenuti in forte relazione per quasi mezzo secolo, perché per Riccardo c'era un rapporto stretto tra la categoria dell'amicizia e la categoria della politica. Chi ha in qualche modo discusso di queste cose sa che nella storia non solo del nostro paese, ma del continente nel quale viviamo, si sono confrontate nel tempo due idee della politica, e rischia purtroppo di prevalere ancora una volta una di queste idee, quella che ha sullo sfondo il pensiero di Machiavelli, ma in modo più evidente quello di Carl Schmitt. La politica è disegnata dalla categoria del nemico. Sai chi è il tuo nemico, su questo costruisci la tua politica. Beh, l'altra categoria, quella che ha caratterizzato l'esperienza di Riccardo, è quella che risale anch'essa molto in là nel tempo, che è stata poi fortemente rafforzata dall'esperienza cristiana, ma che risale al di là dell'esperienza cristiana, allo stesso Aristotele, che la categoria è fondata sull'amicizia. Se non c'è l'amicizia, non c'è la politica vera, non c'è la politica buona, non si costruisce. Ebbene, questa era la filosofia alla quale si è riferito Riccardo. Questa è la ragione per la quale qui a Casale, ma più in generale nell'area alessandrina, che gravitava da questo punto di vista sulla realtà casalese, c'era un gruppo di giovani tra di loro amici, che non erano in concorrenza, erano amici, avevano la stessa visione delle cose e hanno lavorato intensamente in questa città. Avevano all'inizio un riferimento storico, indubbiamente. Quando si fa la storia della Democrazia Cristiana, perché non possiamo negarlo e non c'è ragione di negarlo, Riccardo è stato per tutta la vita un cattolico democratico, un democratico cristiano, si deve ricordare che ha appartenuto a quella che in questa storia è considerata la terza generazione della Democrazia Cristiana. Prima ci sono quelli che erano stati popolari, ne ricordo uno per tutti, Rusasca. Rusasca accompagnò De Gasperi quando a Parigi fece il discorso nel quale l'Italia sconfitta rientrava nella vicenda europea a testa alta perché c'era stata la resistenza. Vedete, sulla testata del giornale dei partigiani cristiani, Il Ribelle, c'era una frase di Mazzini che diceva testualmente così: più della schiavitù temo la libertà recata in dono. Questa è la ragione fondamentale dell'importanza storica della resistenza, se no saremmo stati semplicemente liberati dagli alleati. Con la resistenza ci siamo liberati, insieme agli alleati sicuramente, ma ci siamo liberati. Questa era la prima generazione, ma già si affacciava la seconda, quella di coloro che avevano fatto la resistenza. L'avevano fatta insieme, cattolici, liberali, socialisti, repubblicani, insieme, sapendo superare le diversità
ed è in ragione di quella unità che è nata la Costituzione Repubblicana, fondata su un momento di unità che è una svolta storica nel nostro paese, perché dobbiamo dirlo, cari amici, nel ricordo di un amico dobbiamo dirci cose sincere. C'è uno storico della Resistenza che i piemontesi tutti ricordano, che è Luto Revelli. Ha scritto un libretto nel momento del tramonto della sua vita intitolato Le due guerre. C'è una guerra nella quale anche Luto Revelli è diventato volontario. Volontario, la guerra fascista, lui volontario. E dopo la disfatta sul fronte russo è tornato antifascista e animatore della Resistenza. Questa è stata la svolta storica sulla quale è nata la Costituzione. E poi c'è la terza generazione, quella alla quale anch'io appartengo, qualche anno più di Riccardo, ma siamo di quella generazione, di chi si è collocato, si direbbe con De Gasperi, siamo tutte onde dello stesso mare, in quella stagione, in quella itinerario, in quel cammino, ha cercato di portarlo avanti, cercando di restare fedele alle origini di quella nuova storia, ma di portarla avanti e di evitare di compiere nuovamente errori che in passato erano stati già compiuti. Vogliamo ricordare un'altra frase di un giovane morto nella Resistenza di origini liberali, che nella sua ultima lettera prima di essere fucilato scrive ai suoi genitori: tutto questo è successo perché voi un giorno non ne avete più voluto sapere. Riflettiamo su queste frasi. Voi un giorno non ne avete più voluto sapere. Viviamo di nuovo in una situazione di questo genere in cui non ne vogliamo più sapere perché siamo infastiditi da quello che accade, perché siamo delusi, perché siamo amareggiati, e il problema si ripropone. E Riccardo è stato di una straordinaria fedeltà all'impegno che si era assunto. Ha cercato di dimostrare che si può essere corretti nella vita politica, che non è vero quello che ironicamente ha scritto nelle sue memorie Voltaire, che il potere non è nulla se non ne abusi. Non è vero, può essere così ma può anche non essere così, e Riccardo ha dimostrato che può non essere così, e in questa città con il suo impegno non è stato così. Quando dopo una vicenda che aveva portato al commissariamento è stato eletto sindaco con le vecchie regole, cioè dal Consiglio Comunale, e poi è stato rieletto perché aveva bene amministrato, ha dimostrato che la politica poteva essere il modo per affrontare e risolvere i problemi di questa città. In fondo, la scelta per la quale sicuramente passerà la storia, quella che ha segnato una specie di rinascita, di inizio di rinascita, con questioni che ancora sono aperte sulla vicenda dell'amianto. Bene, era Davide contro Golia. Nessuno avrebbe pensato che quella scelta avrebbe avuto successo. Non lo ha pensato nemmeno chi viveva nelle fabbriche dell'amianto. E infatti quando si è mosso per impedire che si riaprissero quelle fabbriche e che quindi continuasse la tragedia nella quale questa città era caduta, ha avuto delle obiezioni. Vedete, è capitato a Casale quello che negli ultimi tempi è capitato per l'Ilva: conta di più l'occupazione o conta di più la salute? Sono scelte drammatiche. Ma Riccardo ha saputo scegliere, ha saputo andare avanti, ha saputo creare attorno a sé il consenso della città
E anche chi inizialmente era dubbioso, scettico, si è convinto che aveva fatto una scelta giusta. E fu una scelta difficile da portare avanti, ma l'ha portata avanti. Come ha portato avanti la scelta che riguardava il problema delle acque, come ha portato avanti la scelta che gli è stata in qualche misura imposta quando ci sono state le prime grandi migrazioni verso il nostro paese. Come ha portato avanti altri problemi, non voglio fare l'elenco, potrà chi l'ha conosciuto meglio di me, chi meglio e più direttamente di quanto possa aver fatto io, gli è rimasto vicino in quegli anni, tante altre questioni della città. E ha lasciato quindi un ricordo così vivo che quando c'è stato un mutamento istituzionale e si è trattato di scegliere direttamente il sindaco, e siamo negli anni 90-95, è stato eletto da questa città come sindaco di questa città, con un sistema elettorale che ha in qualche modo tolto dal gioco le crisi pretestuose fatte per diventare assessore, ma che evidentemente poteva creare un'altra tentazione che in qualche realtà nel nostro paese ha finito per prevalere, di essere, come dire, un po' il padrone della città, di mantenere un minor rapporto con quello che per Riccardo è sempre stata la sua esigenza fondamentale, che la gente partecipasse. Non ha mai pensato a una politica personalizzata, non ha mai pensato a costruirsi delle clientele che lo reggessero. Quindi una straordinaria trasparenza nella sua posizione politica che tutti gli riconoscono, ed è stato eletto sindaco di questa città anche quella volta e ha continuato a lavorare perché questa città fosse al centro di un comprensorio, si stabilissero collaborazioni con le altre comunità, con le altre istituzioni comunali, si affrontassero insieme problemi che richiedono l'unità del territorio, delle istituzioni, e lo ha fatto. È per questo che noi lo ricordiamo, è perché ha lasciato un ricordo positivo. È la buona politica, è il partito al servizio della comunità, è una idea di amministrazione che mette le cose sulle quali si può dialogare e convergere al di sopra degli interessi elettorali o di partito. E quindi anche, come dire, un'idea di partito quella che emerge, non di fazione, non di organizzazione settaria, ma mettere insieme quelli che hanno una comune tradizione ma che sono aperti al dialogo con tutti nella logica di una comunità fatta nel segno della solidarietà, dell'amicizia, della trasparenza e dell'impegno comune. Io credo che lo ricordiamo per queste ragioni. Io l'ho conosciuto così. Quando sono venuto nel tempo, ogni forse 2-3 anni, probabilmente nel corso di questo quasi mezzo secolo sarò venuto 4-5 volte a Casale per riunioni che avevano, come dire, un obiettivo politico. Quando l'ultima volta che sono venuto lui non era già più in competizione, c'erano le elezioni amministrative e poi le europee, ma lui non era più in competizione, ma era presente e ha continuato fino alla fine ad essere presente con i suoi amici sui problemi che riguardavano questa città. Una vita per questa città, per Casale, una vita per la comunità nella quale lui è nato, nella quale ha svolto la sua attività professionale, nella quale è stato amministratore, nella quale si sentiva sostanzialmente parte di un tessuto e di una realtà comune. Io penso che sia un esempio
al quale riferirsi oggi. Voi qui siete amici che ricordate Riccardo con me, con la sua famiglia, ma penso che sia un esempio sul quale dobbiamo invitare tutti a riflettere, perché non si chiuda tra parentesi una esperienza così importante. Deve essere di stimolo per andare avanti secondo questa linea e secondo questo modo di interpretare il servizio, l'impegno pubblico in una comunità. Grazie.